come si inserisce la progettazione in terra cruda nel panorama architettonico italiano? Dunque, la terra cruda è un materiale che è sempre stato usato in Italia, fin dall'antichità. Da noi pensiamo che sia soprattutto un materiale usato nei paesi caldi, ma non è vero. Anche attualmente abbiamo in Piemonte, in Sardegna, in Calabria, nelle Marche, in Abruzzo, moltissimi edifici in terra cruda. E anche a pochi chilometri da Milano, in pianura padana, in provincia di Pavia, ci sono interi paesi come il Groppello Cairoli, dove diverse case sono realizzate in mattoni crudi portanti. O tra Tortona, Alessandria e Novi Ligure, quasi il 30% degli edifici rurali è realizzato con pareti portanti in terra battuta. Quindi la terra cruda è un materiale che è stato usato in Italia fino all'ultima casa è stata realizzata nel 1970 in Piemonte, quindi parliamo di pochi anni fa, soprattutto abbandonata dopo il periodo industriale per l'uso dei nuovi materiali, ma è un materiale che fa parte della nostra storia. Il 40% della popolazione mondiale abita in case di terra e in Italia comunque diverse persone abitano ancora in case di terra, vanno a scuola in case di terra o vivono in ville di terra come nel sud della Sardegna, dove intere le ville tradizionali sono realizzate in mattoni crudi. Quando si parla di costruire in terra non parliamo di un sogno, di inserire un materiale che non fa parte della nostra storia. Parliamo del fatto di recuperare un materiale antico, usare un materiale che è sotto i nostri stessi piedi, quindi un materiale che è a chilometro zero, perché possiamo usare un materiale che è immediatamente disponibile intorno al luogo della costruzione o a pochi chilometri di distanza, e un materiale che è totalmente ecologico, consuma poca energia durante la trasformazione, l'estrazione, viene messo in opera e non ha emissioni tossiche, e per smaltirlo è totalmente riciclabile. La terra cruda ha anche delle qualità che migliorano il benessere abitativo. Attualmente noi sappiamo che quasi il 50% dei materiali, delle materie prime consumate, servono a costruire, scaldare e demolire i nostri edifici. Abbiamo un problema di smaltimento dei rifiuti edili grandissimo. La terra cruda invece non ha nessun problema durante tutte queste fasi. Con la certificazione energetica adesso si cerca di abbattere il consumo energetico durante la fase di uso dell'edificio, quindi di riscaldamento dell'edificio, ma ancora non si analizza quali sono i consumi, i costi e l'uso di materiali durante l'estrazione, la lavorazione dei materiali, quali emissioni tossiche si sviluppano, quanti materiali vengono scartati per produrre un grammo di alluminio, un grammo di rame, un grammo di altri di metallo. E quindi, mentre quando andiamo a scavare un metro cubo di terra, tutto questo metro cubo lo utilizziamo. Nell'architettura contemporanea il grosso bluff è tutto l'indotto dell'estrazione e trasformazione dei petroli. Se riflettiamo bene, tutto l'high tech che viene attualmente spacciato anche per compatibile, per sostenibile, in realtà proviene dalle lavorazioni del petrolio. La terra cruda può aiutare nel contesto contemporaneo a superare questa ipertecnologizzazione, no? Questa ricerca ardita ma fortemente energivora. Il cemento è l'altra grossa lobby che è collegata all'indotto del petrolio, perché dietro i cementifici c'è la trasformazione dell'argilla in cemento. L'argilla, le argille trasformate a crudo, chiaramente sono reversibili al 100%, trasformate cuocendole, a parte assorbire migliaia di gradi di alto forno di energia, quindi sono altamente energivori i cementi, per di più non sono smaltibili perché ci si trova una mole di materiale che non è reversibile, può essere ridotta giusto ad inerte. L'altro aspetto della terra cruda, dell'utilità della terra cruda nel panorama dell'architettura contemporanea, è che la bassa pericolosità dei cantieri, l'assoluta innocuità del materiale, la giocosità e il piacere della modellazione assolutamente inducono processi di costruzione che partono dal basso, che si concordano con gli abitanti e dove gli abitanti stessi si implicano nella costruzione dei luoghi che solitamente frequentano e abitano.
fatto di poter compartecipare la costruzione dà anche prospettiva di durata e di utilità sociale, no? E dà anche un'affettività rispetto all'edificio costruito che chiaramente ne fa anche produce un atteggiamento di cura, del prendersi cura del luogo.